ci siamo, l'urlo più forte, 1, 2, 3! Dai, più forte, 1, 2, 3! Acquagym! Con la fase 3 ripartono anche i villaggi turistici, voi ne avete aperti già due, quanti turisti avete e quanti ne aspettate? Allora, per il weekend del 2 giugno abbiamo aperto appunto due strutture e abbiamo effettuato circa 3.000 presenze e contiamo con verso la metà di giugno di incominciare ad aprire tutti il resto dei villaggi, a fine giugno anche i villaggi che abbiamo in Sardegna. E contiamo di fare intorno alle 20-25.000 presenze sugli alberghi in Sicilia. Quali sono le misure che avete predisposto nei vostri villaggi? Sono misure compatibili con una vacanza rilassante. Si arriva in albergo, viene controllata la temperatura, viene consegnato un braccialetto identificativo per i clienti all'interno del villaggio, firmata una certificazione, tutte procedure previste dalle normative. Dopodiché all'interno del villaggio, nei locali al chiuso, c'è l'obbligo della mascherina, che devo dire tutti i nostri clienti hanno rispettato con diligenza. E negli spazi all'aperto è sufficiente il distanziamento. Salve, buongiorno, benvenuto. Il booking praticamente, no, che mi dice che a Pollina il prossimo weekend, il venerdì, abbiamo 78 camere, per l'indomani 116. Per dirvi, il 19 giugno è una data che abbiamo chiuso perché siamo arrivati a 250 stanze, come il 26 giugno siamo pure in chiusura di vendita perché siamo la somma di queste due fa circa 220 camere, e anche il sabato. E sul luglio cominciamo ad avere vendite importanti anche settimanali. Abbiamo aperto al momento con circa il 50% della capacità ricettiva. Per quanto riguarda l'ingresso del mercato estero, che è il nostro diciamo principale mercato, quello francese, principalmente contiamo di iniziare, anzi già stiamo programmando iniziare la nostra catena charter a partire dal 3 di luglio, per poi continuare con l'apertura degli altri mercati che sono polacchi, slavi, russi, eccetera. Cioè, quello russo un po' di meno, però insomma. Le attività sportive singole sono permesse, a quanto pare a breve saranno possibili anche gli sport di squadra, tant'è vero che ricomincia il campionato di calcio a breve. E in piscina non è variato molto, nel senso c'è un limite massimo di persone che possono stare all'interno della piscina in funzione dei metri quadrati, ma in realtà sono misure molto larghe, anche il distanziamento tra gli ombrelloni, che è stato previsto in 10 metri quadrati per i due lettini e l'ombrellone, è sostanzialmente lo stesso che già avevamo all'interno delle strutture turistiche. Anche in spiaggia si sta più tranquilli. Assolutamente si sta più tranquilli, questa crisi ci aiuta a condurre i clienti verso una vacanza più serena e più comoda.